Io ho sempre cercato di avere a che fare con persone migliori di me e questo mi ha sempre fatto crescere. Sono entrato quando il presidente ha deciso di estrapolare dal mondo del credito tradizionale i migliori profili che potevano esserci e sono cresciuto in questa azienda da quel momento, quando la banca era appena nata. A differenza delle altre realtà che ho vissuto prima da impiegato, poi da funzionario come dirigente, qua la proprietà ti lascia spazio, ti lascia crescere nelle direzioni che tu desideri. Questa è una cosa unica e innovativa. E forse questo è il nostro vero segreto. Viene lasciata la possibilità di impresa a ciascuno di noi. Abbiamo un presidente che è una persona unica, lungimirante, che ha sempre segnato una linea da seguire. Infatti, nei momenti che mi sentivo un po' demoralizzato, che può capitare quando sei all'inizio dell'attività, andavo sempre a incontrare il presidente. Allora mi riempiva di energie e tornavo al lavoro. Per cui è stato sempre il punto di riferimento che io ho avuto, ma che tanti hanno nella nostra azienda. È giusto per un'azienda come una banca di riqualificare il territorio piuttosto che aprire nelle vie del lusso di qualsiasi città. Abbiamo preso una zona centrale, però completamente abbandonata e degradata, con l'obiettivo di riqualificarla attraverso l'arte, per cui rendere l'arte fruibile alla città. Oggi il mercato, il mondo chiede bellezza, chiede l'arte. L'arte è una passione, ma è anche il futuro della nostra professione. Devi avere competenze in tutti gli ambiti. E l'arte è un fenomenale livellatore sociale. Attraverso l'arte puoi parlare con la regina d'Inghilterra, tranquillamente. I miei clienti che si affidano per varie tematiche, che può essere dalla formazione dei figli, oppure dalla protezione del patrimonio, dalla cessione dell'azienda, sanno che sono una controparte affidabile in un'azienda affidabilissima e che sono vicino in qualsiasi momento. E i clienti importanti cercano questo, cercano la velocità delle risposte e la completezza delle stesse. Io, non essendo un tuttologo, mi circondo delle persone migliori che sono sul mercato, per cui posso dare risposte pronte in qualsiasi momento. Dopo che tu hai dimostrato che qualcosa sai fare, è giusto far crescere delle persone. Bisogna creare le condizioni ai giovani di crescere. Dobbiamo lavorare per i giovani e per dargli un futuro in cui credere.